Venerdì 21 novembre, 20:30 puntuale tornati, GTG, telegiornali a confronto. Vi presento subito che l'ospite che questa sera è venuta a trovarci, la dottoressa Caterina Chinnici, europarlamentare, magistrato e con un nome importante alle spalle. Naturalmente avremo occasione di parlare. Certamente. Andiamo a vedere assieme a lei, assieme a voi, quali sono stati i titoli principali del TG1 e del TG5. Vediamoli subito. Renzi, l'articolo 18 non sarà più un ostacolo, ora è possibile investire. Per il premier il lavoro non si salva con polemiche o urlando. La firma in piazza a Napoli, Landini attacca Renzi, non ha il consenso degli onesti, dura reazione del PD, poi le scuse del leader dei metalmeccanici. Tensioni nella maggioranza sulle novità della legge di stabilità, bonus bebè, social card, ammortizzatori e canone RAI. Draghi lancia l'allarme inflazione, sulla ripresa dice uno scatto è improbabile. Il numero uno della Banca Centrale annuncia nuove misure extra sull'acquisto di titoli di Stato e le borse volano. Milano chiude a più 3,8%. Riforma del lavoro, il leader della FIOM, Landini, durissimo su Renzi. Non ha il consenso delle persone oneste. Poi ritratta, ma il presidente del PD, Orfini, risponde, offende milioni di lavoratori. Ultimi appelli prima del voto amministrativo di domenica in Calabria ed Emilia Romagna. Berlusconi, meno tasse sul lavoro e imprese. Riunire i moderati è l'obiettivo del centrodestra. C'è la politica, le amministrative in Emilia, in Calabria, ma c'è anche l'economia e c'è anche l'Europa. E noi qui effettivamente abbiamo giustamente un esponente del Parlamento europeo. Lei in Commissione Giustizia, Libertà Civili e Affari Interni. Com'è al Parlamento europeo la vita e come si svolge effettivamente? Beh, il Parlamento europeo comporta un impegno notevole, per la verità, perché il lavoro del deputato è un lavoro sostanzialmente di collaborazione alla legislazione, a creare la legislazione europea, cioè a uniformare quelle diversità che ci sono nelle legislazioni nazionali, ovviamente su tutti i temi di rilievo della politica. Io personalmente, con la mia formazione e la mia esperienza da magistrato, sono entrata appunto nella Commissione Giuridica Penale, che tratta peraltro dei temi molto belli, molto importanti, la libertà, i diritti civili, tratta il tema della giustizia, quindi tematiche della costruzione di uno spazio giuridico comune europeo per uniformare le legislazioni. Uniformare le legislazioni nel settore della tutela dei minori, per esempio, il primo rapporto che io dovrò fare come relatore su un dossier molto importante è la direttiva per la garanzia dei diritti procedurali dei minori sottoposti a procedimento penale, perché per esempio se in Italia è normale, è scontato ormai nella nostra cultura che il ragazzo possa essere imputabile a 14 anni e che fin dal primo momento sia assistito da un legale e giudicato da un tribunale specializzato ed eventualmente, qualora dovesse avere la detenzione, detenuto in un istituto specifico, ci sono in ambito europeo dei paesi dove già a 8 anni si può essere processati da un tribunale ordinario. Ci fa un esempio di questi paesi? Beh, ci sono paesi, per esempio, già come l'Inghilterra, dove l'imputabilità è già a 12 anni, quindi un'età già molto più bassa. Ci sono paesi, quasi tutti, dove non ci sono, devo dire forse l'Italia è l'unico paese intanto dove c'è una magistratura specializzata. Ci sono la quasi totalità dei paesi europei, forse tutti a parte l'Italia, dove c'è eventualmente una sezione per la detenzione dei minori, però nell'ambito del carcere per gli adulti, che ha comunque delle prerogative diverse rispetto a quello dei minorenni. E allora, ecco, questo sforzo, questa direttiva vuole proprio estendere queste garanzie. Io stessa sono stata promotrice, insieme ad un'altra collega, di un intergruppo, così lo si chiama, che lavora attraverso le diverse commissioni, per portare l'attenzione di tutte le politiche ai diritti dei minori, perché la politica economica, perché la politica che riguarda l'ambiente, perché la politica che riguarda tutti gli interventi del sociale, hanno tutti comunque una ricaduta sui minori, un impatto sui minori, che sono i soggetti, diciamo, più deboli, quelli, diciamo, bisognosi di tutela, bisognosi di veder affermare i loro diritti. E allora, ecco, estendere attraverso una legislazione che riesca a uniformare con il recepimento dei principi che vengono affermati, per esempio nel mio caso, dalle direttive,
nelle legislazioni interne, ecco, significa lavorare per una Europa che sia non più o non soltanto una unione economico-finanziaria, ma che sia veramente un'unione dei popoli, cioè cittadini che abbiano tutti gli stessi diritti e le stesse prerogative. Tra pochissimo torneremo a parlare di tutela dei minori, anche perché facciamo riferimento alla sua esperienza come capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e dovete sapere, lo diciamo ai nostri telespettatori, che è stata una delle prime istituzioni ad accogliere Papa Francesco quando è venuto a Casal del Marmo all'indomani della sua elezione per la lavanda dei piedi a questi giovani carcerati. Ma intanto noi vogliamo tornare su quella vicenda, sul caso Eternit, che davvero sta infiammando, e sapete che oggi a Casale Monferrato c'è stato lutto cittadino. Non è l'unico caso italiano di inquinamento ambientale, sono tante le città e i paesi purtroppo segnati da veri e propri ecodisastri che stanno condizionando la vita dei cittadini. Ne abbiamo ricostruito in qualche modo la mappa assieme a Legambiente e possiamo vedere nel servizio del nostro Pierluigi Vito. C'era una volta il bel paese, oggi c'è una penisola costellata da piccoli e grandi scempi ambientali che mettono a rischio la vita dei suoi abitanti. Se Casale Monferrato è divenuto il simbolo dell'impunità di chi inquina, questo è il frutto di una gravissima carenza di diritto. La stragrande maggioranza dei processi intentati da, diciamo, tutti quei procuratori abbastanza meritevoli di impegno rischiano una prescrizione. Perché non esiste un diritto penale dell'ambiente che dia sostegno all'accusa dentro ai processi? Senza uno specifico reato di disastro ambientale, gli inquinatori la faranno franca e tanti cittadini resteranno senza giustizia. Ad esempio a Bussi sul Tirino, in Abruzzo, qui per decenni una discarica abusiva di rifiuti chimici ha avvelenato le falde acquifere della zona, costringendo più di 700.000 persone a bere acqua contaminata. Oggi in Corte d'Assise a Chieti una nuova udienza del processo che vede alla sbarra 19 dirigenti della ex Montedison. O a Vado Ligure, dove sono in corso le indagini sull'inquinamento causato dalla centrale elettrica a carbone Tirreno Power. A marzo sono stati posti i sigilli all'impianto, accusato di aver procurato la morte di circa 440 persone fra il 2000 e il 2007 e migliaia di ricoveri di adulti e bambini per malattie respiratorie e cardiovascolari. Poi c'è Porto Tolle, in Veneto. Qui una sentenza ha condannato gli ex amministratori delegati della centrale termoelettrica Enel per un disastro ambientale doloso dovuto alle emissioni di scarico che ammonterebbe a oltre 3 miliardi e mezzo di danni, ma siamo solo al primo grado. A Taranto oggi, nel giorno dell'udienza preliminare del procedimento a carico dell'Ilva, viene registrato un picco della presenza di gas inquinanti nell'aria, mentre nella Terra dei Fuochi continuano le mappature dei siti tossici che infestano 57 comuni e quasi 2 milioni e mezzo di abitanti tra il napoletano e il casertano. Intanto, da febbraio langue inspiegabilmente al Senato un testo di legge già approvato alla Camera che potrebbe dare nuovi e più efficaci strumenti giuridici. Anche se tutto ciò non può bastare. L'aspetto normativo è importante, ma altrettanto, ancora prima che di quello normativo, ci vogliono sicuramente politiche industriali diverse, ci vuole una politica economica diversa che in qualche modo sostenga tutti i processi che vanno verso l'innovazione e la sostenibilità. Quando arrivano i magistrati, quando arrivano gli inquinanti è già troppo tardi, i danni sono già stati commessi. Ecco, l'intervistato diceva: quando arriva il magistrato i danni ormai sono stati già commessi. Con la sentenza Eternit, in qualche modo le istituzioni sono sembrate lontane alla gente. Per lei, che ha avuto questa esperienza di un padre pretore per 12 anni a Partanna, così vicino alla gente, rigoroso senza dimenticare l'umanità, come si riesce poi alla fine a conciliare un ruolo così importante e poi anche essendo, non volendo essere uno sceriffo, diciamolo così. Certo, ma se mi consente vorrei fare prima una piccolissima riflessione proprio partendo da quanto ha detto l'ultimo, diciamo, intervistato. Io ho appena, proprio pochi giorni fa, depositato al Parlamento europeo una interrogazione parlamentare su questo tema, perché anche il tema, diciamo, dell'ambiente è uno dei temi che si tratta nell'ambito del Parlamento europeo. Un'interrogazione chiedendo alla Commissione europea di verificare se le emissioni di amianto, perché anche noi in Sicilia, io sono siciliana, abbiamo lo stesso problema, se siano contenute nei limiti previsti dalle normative europee e se in Sicilia si stia attuando un piano di bonifica delle aree che purtroppo hanno avuto questo problema di inquinamento. Perché è un tema al quale deve essere sensibile la politica anche sotto questi profili e perché è un tema, è vero, che non si risolve purtroppo con una sentenza.
Certo. Io comprendo, ho letto oggi e ho sentito le dichiarazioni di sgomento, di rabbia dei familiari delle persone che sono morte purtroppo. E le comprendo bene, però io credo che questa sentenza, ecco, meriti una riflessione anche sul lavoro dei magistrati. Lei poco fa faceva cenno a quella solitudine. Non sempre una sentenza viene e può essere compresa da chi non ha una conoscenza degli strumenti tecnici, degli strumenti tecnico-giuridici, delle normative. Il magistrato è chiamato ad applicare la legge. Peraltro in questo caso il giudizio della Cassazione è un giudizio di legittimità, quindi sulla legge non entra nel merito dei fatti. E allora se io comprendo che può essere difficile accettare una sentenza come questa, cioè, però io credo che bisogna anche guardare al lavoro dei magistrati, che è un lavoro difficile, perché il magistrato deve arrivare a esprimere attraverso una sentenza un giudizio, a dare una risposta alle istanze dei cittadini sui fatti, ma deve farlo nel rispetto delle regole previste dalle leggi. E allora questo spesso porta il magistrato a quella sorta di solitudine, una solitudine che è la solitudine della decisione, che è la solitudine che viene dal rendersi conto che il cittadino non può comprendere magari quella sentenza. Io ho avuto un esempio appunto di mio padre, che era vicino alla gente, che apriva la sua porta a tutti, era un riferimento per chiunque volesse parlare di un suo problema, volesse avere un consiglio. E il ruolo del magistrato è anche questo, però purtroppo poi quando il magistrato deve giudicare deve tener conto del fatto, ma deve giudicare alla luce delle norme. E allora in questo caso, per esempio, intervenire sulla prescrizione io credo sia ormai assolutamente necessario. Lei faceva riferimento alla solitudine del magistrato, ma in particolare lei ha scritto un libro proprio dopo tanti anni di riservatezza, dopo tanti anni in cui tutto sommato la vostra famiglia ha elaborato un lutto enorme, noi immaginiamo, di questo padre ucciso dalla mafia, ma perché stava semplicemente compiendo il suo lavoro. È vero. La differenza che probabilmente ha spaventato anche questi criminali è stato che rompeva proprio gli schemi. Sì, è vero, è vero. Mio padre è stato, diciamo, un precursore e ha rotto gli schemi, come dice giustamente lei, perché ha introdotto una nuova metodologia nelle indagini, perché ha sostenuto, e fu l'unico in quel momento, la solitudine, ma anche l'isolamento proprio culturale, negli stessi ambienti istituzionali che non comprendevano il lavoro che mio padre stava facendo. Ha sostenuto da solo, dicevo, la legge Rognoni-La Torre, che è quella che ha introdotto la possibilità delle prime indagini bancarie, che ora ci consente di sequestrare e confiscare i beni dei mafiosi e di restituirli alla collettività. E soprattutto mio padre ha suscitato il cambiamento culturale, lo ha sollecitato andando nelle scuole, parlando ai giovani, cercando di trasmettere loro i valori sani, il senso, il significato più profondo della legalità. E questo tra l'altro è avvenuto dopo un episodio drammatico, perché in quegli anni, alla fine degli anni 70, inizio anni 80, a Palermo dilagava la droga, in particolare l'eroina. E che purtroppo però c'è ancora oggi, certo. Altre forme, altre sostanze non meno pericolose. E accadde proprio che nel nostro palazzo, una famiglia con cui ci conoscevamo da sempre, che aveva dei ragazzi con nostri coetanei, un giorno vennero a bussare alla nostra porta per parlare con papà, perché la figlia era scomparsa. E la figlia era tra l'altro mia coetanea, e mio padre fece diramare subito le ricerche. La ragazza venne trovata due giorni dopo in un androne di un palazzo vicino all'università, morta per un'overdose. Questo io credo che per mio padre sia stato davvero un evento che lo ha segnato e che lo ha spinto a lavorare soprattutto per i ragazzi, aiutandoli, lo diceva lui stesso, a comprendere i pericoli della droga, a comprendere i pericoli dell'illegalità e a cercare appunto attraverso il cambiamento culturale, facendo tesoro di quello che la scuola peraltro può trasmettere, quindi della cultura che viene attraverso la guida degli insegnanti, ecco, di trovare essi stessi gli strumenti per difendersi da questi pericoli. E vorrei aggiungere una cosa: mio padre diceva infatti che i mestieri più belli sono tre, iniziano tutti con la M. Il maestro, nel senso più elevato del termine, perché forma le coscienze, il medico perché salva le vite umane e il magistrato perché ripristina i diritti, ripristina la giustizia. È proprio vero. Continuiamo il discorso dell'informazione di questa giornata e andiamo a vedere qualche altro titolo. Mm.
Elezioni regionali, si voti in Emilia-Romagna e in Calabria, ultime battute di campagna elettorale, da mezzanotte scatta il silenzio, leader in campo per gli appelli finali, urne aperte solo domenica dalle 7 alle 23. Una valigetta in Svizzera, i soldi delle tangenti, un uomo che scompare misteriosamente nel nulla. Ecco la storia che fa tremare il palazzo e fa paura al PD. Il protagonista è il deputato Marco Di Stefano, che era uno dei protagonisti ai tavoli della Leopolda di Renzi. A Vetrana, al processo d'appello per l'omicidio di Sara, sono di nuovo di fronte, faccia a faccia, la mamma Concetta e zio Michele. Adesso basta bugie, dimmi la verità su mia figlia Sara, dice lei. Acquisita agli atti la telefonata tra Sabrina e il padre la notte del ritrovamento del corpo della ragazzina. La sentiremo. Sciopero generale notte bianca degli 80.000 lavoratori dei call center contro Jobs Act e delocalizzazioni. Basta licenziamenti ed appalti al ribasso. Ancora polemiche dopo la sentenza della Cassazione sul caso Eternit. Il governo accelera sulla riforma della prescrizione. A Casale Monferrato proteste e una fiaccolata. I repubblicani attaccano Obama su riforma sanitaria ed immigrati. Esultano i messicani. Intanto nel paese centroamericani scontri e proteste per i 43 studenti scomparsi. Allora, il presidente Obama, questa riforma davvero epocale, questi 5 milioni di immigrati clandestini che stanno ottenendo una cittadinanza, 5 anni di permanenza oppure la nascita di un figlio negli Stati Uniti gli permetterà appunto di avere la famosa green card, la carta verde. Sì. Noi in Europa ci stiamo muovendo soprattutto vedendo quelle immagini di questi barconi, ma in Europa sanno quello che accade a Lampedusa, ad esempio? Ecco, questo è un altro dei temi su cui io sto concentrando la mia attenzione, come quello del lavoro, in particolare del lavoro per i giovani, ho sentito nei titoli. Però, ecco, tornando al tema dell'immigrazione, devo dire che il tema dell'immigrazione è un tema fortemente avvertito soltanto, o perlomeno prevalentemente, da quei paesi, e noi siamo il primo, che vivono quotidianamente il problema dell'ingresso degli immigrati. In particolare, appunto, io venendo dalla Sicilia vivo quotidianamente quell'emergenza di quell'ingresso drammatico attraverso il mare. Lampedusa, le coste di Siracusa, le coste della provincia di Trapani vedono purtroppo naufragare questi barconi, vedono morire tante persone che cercano di trovare nella nostra terra altre diverse condizioni di vita. Però ecco, quello per cui stiamo lavorando, sto lavorando in Europa, intanto è far comprendere che l'immigrato viene in Italia, attraversa la Sicilia, ma perché vuole andare in Europa. Sono tanti che infatti poi scelgono altri paesi. Allora il problema dell'accoglienza, il problema dell'integrazione, il problema del sostegno non può essere soltanto affrontato da un paese. Noi abbiamo avuto l'operazione Mare Nostrum che ha salvato tante vite, i cittadini siciliani hanno aperto le loro case ai bambini, ai minori non accompagnati e quei bambini che hanno visto morire i loro genitori al momento dello sbarco, ma questo non è sufficiente, bisogna che tutta l'Europa si faccia carico di questo problema sotto due profili. E su questo tema si sta lavorando, intanto quello dell'immigrazione legale, quindi la regolarizzazione anche da parte, diciamo, dei paesi europei di quegli immigrati che entrano secondo determinate prerogative. E dall'altro però anche fornire un sostegno a quei paesi che avvertono maggiormente il carico della presenza degli immigrati. Anche questo è un tema su cui ho fatto delle interrogazioni, numerosi interventi nella Commissione Libe che si occupa anche di questo. E devo dire che le cose stanno cambiando. Infatti nell'ambito dell'agenzia Frontex l'operazione Triton, che seppure non sostituisce integralmente Mare Nostrum, comunque ha delle prerogative tali che consentono non soltanto, diciamo, la vigilanza sulle frontiere, il controllo, il monitoraggio, ma che prevedono anche il soccorso laddove è necessario. Quindi c'è già una diversa sensibilità, una diversa attenzione anche in ambito europeo su questo tema. Grande attenzione, lo dicevamo anche poco fa, è stata quella di Papa Francesco, che il 25 novembre visiterà proprio il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa a Strasburgo. Lei l'ha incontrato, stiamo vedendo le immagini proprio a Casal del Marmo. Sì, è vero. È vero, è che vero. Emozione. Ma devo dire intanto che in ambito europeo al Parlamento c'è una grande eccitazione nell'attesa di questo momento che tutti considerano un momento importante. E io mi sento un po'
privilegiata rispetto agli altri colleghi, perché ho avuto la possibilità di incontrarlo in un contesto particolare. È stato particolarmente significativo che Papa Francesco abbia scelto per quella messa, per la lavanda dei piedi, per quella prima uscita pubblica, un luogo dove ci sono dei ragazzi che soffrono, cioè l'istituto penale Casal del Marmo. E la cosa che mi ha immediatamente colpito è stata questa sua grande umiltà da un certo punto di vista, perché è entrato in chiesa come il parroco della parrocchia vicino casa, e con grande umiltà, con grande semplicità. E poi guardi, quello che io non potrò dimenticare assolutamente, nella sua messa semplice, lui ha voluto fare una cosa semplice, genuina, autentica. Lo sguardo, nel momento in cui le ha fatto la lavanda dei piedi, ha alzato lo sguardo nei confronti dei ragazzi, e in quello sguardo ha trasmesso un messaggio di amore, di speranza, di forza, di coraggio. Lo stesso che poi ha dato a noi, gli operatori del settore, quando ci ha incontrato. E siccome io ho voluto brevemente raccontargli anche la mia storia personale, e mi ha fatto una carezza che credo non potrò mai dimenticare. Ecco, mi ha trasmesso ancora una volta non solo quel messaggio di solidarietà, di vicinanza a quello che lui comprendeva bene essere un dolore grande, che appunto non passa di certo con il tempo, ma ha saputo trasmettermi, ecco, questa forza, questo messaggio di speranza e questo invito ad andare avanti, a continuare a credere in quei valori e quindi a continuare a portare avanti un impegno, non soltanto ovviamente per me stessa, ma soprattutto per gli altri, soprattutto per i più giovani, soprattutto per quanti di più soffrono. E la dottoressa non lo sa, ma ci ha raccontato qualcosa che le telecamere non erano riuscite a trasmettere, perché ovviamente non sono potute entrare in quel luogo. E naturalmente la ringraziamo di questo. E un altro piccolo contributo e continuiamo il nostro racconto della giornata. Dare la certezza alle situazioni come questa di Casale, che hanno subito un colpo così duro, che non basta per fermarci, la giustizia va perseguita, costa sacrifici, ci vuole del tempo, l'alternativa è arrenderci e noi non vogliamo arrenderci. Noi gli diciamo che su quel terreno noi non siamo d'accordo, quindi il nostro non è un pregiudizio, il nostro è una questione di merito. Noi giudichiamo i governi per quello che fanno, non per quello che dicono, e oggi quello che sta facendo il governo non è utile, non è giusto, e dovrebbe avere l'umiltà di riconoscere che oggi il consenso tra le persone che lavorano o i giovani che sono in cerca di lavoro lui non ce l'ha, e se vuol cambiare davvero in modo giusto questo paese lo deve fare assieme a noi, non contro di noi. Ci sono momenti in cui proviamo a capire, ma anche momenti in cui ci poniamo delle domande e speriamo. Momenti di gioia ed eccitazione, da cui imparare per aprire la mente. Momenti che amiamo, tutti regalati dalla televisione. Adesso tocca a te. Condividi il tuo momento televisivo preferito con l'hashtag WeLoveTV e celebra la giornata mondiale della TV. Le chiedo proprio una battuta brevissima. Il 21 novembre è la giornata mondiale della televisione e ci chiedono in questo spot, in tutto il mondo, hanno chiesto di condividere quello che è stato il momento televisivo. Ne ha uno? Il momento televisivo per me è, diciamo, significativo? Ma forse il primo che le viene in mente, non l'avevo preparato, lo so. Anche se risalente a qualche tempo fa. Sì. Beh, forse il momento televisivo che ricordo come un momento che mi ha veramente ha catturato tutta la mia attenzione. È stato un momento particolare, purtroppo non riferito ad un evento, purtroppo anche quello triste, è stato il momento delle Torri Gemelle di New York, dell'attacco alle Torri Gemelle di New York. È vero, penso che quelle immagini resteranno nell'immaginario collettivo. Andiamo in Europa a vedere i TG europei, che cosa hanno raccontato. Rêve de Coupe Davis.
Coppa Davis da sogno per i blu, la Francia affronta la Svizzera in finale, la battuta d'inizio sarà tra un'ora, ma già sale la tensione nello stadio, i nuovi moschettieri sono pronti a vincere la sfida? Un anno fa il governo ucraino bloccava l'avvicinamento all'Europa, iniziavano i contrasti con la Russia, era l'inizio della crisi che ha sconvolto il paese, prima le proteste, poi l'annessione della Crimea e infine la guerra nell'est. Il bilancio è di 4.000 morti. Ieri notte Isabel Pantoja è entrata nel carcere a Siviglia, mezz'ora dalla sua villa. La cantante non ha atteso i 3 giorni concessi dal giudice. Ieri aveva ricevuto la notifica dei 2 anni di condanna per bancarotta. La cronaca, 2 morti e 6 feriti in seguito al crollo di un balcone. Bene, riconosce in questi titoli europei un po' i suoi colleghi, i colleghi eurodeputati? Anche se naturalmente io sono lì da poco e quindi devo ancora instaurare dei rapporti ovviamente di maggiore e migliore conoscenza. Però nell'ambito della Commissione Libe in particolare già comincia a esserci un bel rapporto di collaborazione con i colleghi degli altri paesi. E questi erano il nostro ultimo contributo, noi vogliamo ringraziare Caterina Chinnici per essere stata questa sera con noi e per aver in un certo senso ripercorso assieme a noi anche una vicenda dolorosa, quella di suo padre, che però da servitore dello Stato, possiamo dirlo da eroe, ha lasciato veramente il segno. Io ricordo ai nostri telespettatori anche il suo libro, Così lieve il tuo bacio sulla fronte, davvero il racconto straordinario di una famiglia e di come ha vissuto il prima e il dopo. Ancora la saluto e la ringrazio. Grazie a voi, un saluto a tutti gli spettatori. E naturalmente per i nostri telespettatori l'appuntamento è per lunedì alle 20:30, puntuali vi aspettiamo. Vi lascio con una storia e come vedrete non andremo molto lontano da quello che ci siamo raccontati finora. Buona serata a tutti. Tanto non è mai solo perché ha i principi che lo guidano e questo gli danno forza, gli danno anche nei momenti brutti, perché nei momenti brutti si interessa. Quando il giudice sa di avere anche una spaventa minoranza con sé, di quelle persone che poi compongono anche l'opinione pubblica, allora questa solitudine non esiste. Palermo è una città impregnata e permeata di mare, però ecco, la stragrande maggioranza della gente, quella silenziosa, quella che non parla, quella che ha paura, quella che teme, quella è veramente col giudice quando il giudice fa il proprio dovere.